Mi scusi, no, la cosa che vorrei chiederle è questa, ma quindi lei è abbastanza ottimista, cioè crede che non è una variante più cattiva? Perché per esempio oggi leggo Crisanti, molto interessante devo dire, che dice potrebbe essere una, ancora dobbiamo capirlo, dobbiamo studiarla bene, potrebbe essere una pessima notizia se si scoprisse che è causa di malattie gravi e quindi in qualche modo può mettere in crisi la nostra campagna vaccinale, ma potrebbe anche essere un'ottima notizia se invece scoprissimo che, come sembra sulla base dei primi dati raccolti, che sia responsabile di sintomi lievi. A quel punto cosa vorrebbe dire? Che è comparso un nuovo ceppo che è meno forte, quindi diventa una cosa, diciamo, un po' endemica, un'influenza, si normalizza in qualche modo. Lei si è fatto già un'idea su questo o bisogna aspettare ancora dei risultati precisi su questo tema? L'idea che mi sono fatto è questa. I colleghi sudafricani ci hanno detto che i casi che hanno avuto, 22, 24, li ho registrati per esempio da alcuni colleghi anche infettivologi, sono addirittura più lievi i sintomi rispetto a quello che era il virus originale. E questo è avvenuto sia nei soggetti vaccinati che nei soggetti non vaccinati. Quindi questo potrebbe già essere un messaggio positivo, cioè che il virus muta perché ha avuto più di 50 mutazioni, ma che anziché dare un quadro più impegnativo addirittura ne dà uno meno impegnativo. Ma per dirti che noi di varianti ne continueremo a vedere, per cui io mi auguro che ogni volta che vedremo una variante non ci sia di far cadere le borse pensando che siamo arrivati di fronte a chissà quale disastro, perché le varianti fanno parte della mutazione del virus. I virus sono vivi e quando, essendo vivi, cambiano e cambieranno sempre. Allora non possiamo trovarci in un weekend in cui abbiamo devastato il mondo, l'economia che crolla, meno 4% la borsa di Milano, ma ti rendi conto di a cosa stiamo assistendo? Cioè qui dietro scienza ce n'è poca, qua dietro c'è soltanto speculazione. Allora io alla speculazione da medico non ci posso e non ci devo stare. Ha ragione. Fammi fare l'ultima notazione. Ma abbiamo bruciato un sacco di soldi alle borse mondiali, ha ragione Bassetti su questo, non c'è proprio dubbio. Un sacco di soldi. Cosa. Ma è normale che l'OMS, che dovrebbe stare dalla parte della medicina e della scienza, dia il nome a una variante per non per bravo, si fermi qua perché l'abbiamo studiata.